Hare Krishna, buonasera a tutti. Allora, siamo arrivati alla forma universale, capitolo undicesimo della Bhagavad Gita, e siamo al verso 32. Arjuna ha contemplato la forma universale di Krishna per un po' e già sta dando segni di cedimento, no? E si sente che appunto, mentre si sente anche leggendo, semplicemente leggendo, si sente la voce tremante di Arjuna, no? Che vede queste bocche dove vengono divorati tutti quanti, insomma, vede Krishna nella sua forma del tempo. Benvenuta a Lorena e anche a Barbara, Hare Krishna. E quindi sta vedendo questa, diciamo, questa, il lato tremens, no? Il lato tremens di Krishna, della creazione, poi, perché la forma universale è, diciamo, l'espansione di Krishna che sostiene l'universo, che mantiene l'universo, no? Quindi è più verso il mondo materiale che verso il mondo spirituale. Chiaramente Krishna è sempre Krishna, no? Quando, nel momento in cui si manifesta così ad Arjuna, è sempre lui, non è che, anche perché tutto è Krishna, tutto è Dio. Ogni aspetto della nostra vita è permeato dall'essenza di Dio. Il Dio tutto riposa su di me come perle su un filo, no? Quindi non esiste una parte dove Dio non c'è, no? Ok? E certo, poi Acintya Beda Tattva è Dio, è anche una persona. E qua viene, filosoficamente parlando, l'inghippo, no? L'inghippo è anche questa visione, versione personalista della religione, no? Della concepire un Dio sovrannaturale, onnipervadente, onnipotente, che però ha anche una forma limitata, no? Che si può vedere, che ha dei limiti nel senso che ha due braccia, due gambe, si può identificare nello spazio e nel tempo. Ok, questa è la particolarità proprio della filosofia Vaishnava, che poi, a mio avviso, ha anche, come si può dire, ha dato, ha dato caratteristica, ha dato sostanza anche al cristianesimo, no? Perché io più continuo a studiare la Bhagavad Gita, a guardare la storia, anche nel Mahabharata di Krishna, più mi rendo conto che questo ipotetico, però per alcuni assodato, viaggio di Gesù in India, no? In Asia, in India, per andare a imparare queste filosofie e il suo ritorno poi, no? Anche sì, nella sua terra natale, insomma, a predicare. E anche come possiamo chiamarle, distorsioni dovute al fatto che ha portato un messaggio così avanzato in una terra invece così cruda, così crudele anche per certi aspetti, tanto che Gesù è stato crocifisso, quindi che dobbiamo pensare, no? E alle diverse, nei Vangeli, quelli approvati, no? Le diverse lamentele di Gesù che dicevo, ma con chi mi trovo? No? Un po' come Prabhupada, no? All'inizio del movimento, che insomma doveva gestirsi con il personale umano, no? Il materiale umano a disposizione in quel momento. E perché sto facendo questo? Sto divagando così tanto? Non lo so, mi sento ispirato in questa direzione in questo momento. Ma faccio spesso molti collegamenti nel piano divino, al piano di Krishna, che è stato quello della guerra del Mahabharata, quella che sta per iniziare, sta per essere combattuta subito dopo la Bhagavad Gita, che ha creato un'era nuova, no? 5.000 anni fa, e in questo progetto era già previsto, ovviamente, sia l'avvento di Gesù che l'avvento di Chaitanya Mahaprabhu, di Prabhupada, era già un progetto che lui aveva fatto, no? Per il quale voleva portare questa, diciamo, in quest'era tremenda, oscura, di ignoranza, di abbattimento dei valori, che è il Kali Yuga, che è iniziato proprio, no? Con quell'energia che ha portato alla guerra di Kurukshetra, del tradimento, dell'inganno, dei valori che vengono a cadere.
della non considerazione degli effetti, questo Dharma, no? Che Krishna cerca di spiegare ad Arjuna, che questo Dharma qua non è le regolette scritte in un libro, ma vengono dall'amore, vengono dalla compassione. Il Dharma è estremamente collegato alla compassione, no? All'amore, sono già, cioè, questi che sembrano sono le basi del messaggio di Krishna e del messaggio di Gesù, poi, no? Per noi sono già obiettivi da raggiungere, no? Chissà quando riusciremo ad essere compassionevoli. Però, insomma, ecco, è da lì che nasce tutto, è lì che anche personaggi illustri e valorosi e con valori profondi collegati alla tradizione, essere illuminati come Bhishma, come Drona, al tempo di Krishna, hanno sbagliato tiro, hanno sbagliato obiettivo, perché appunto si sono dimenticati di questo aspetto importante. Però, insomma, rispetto a loro, noi chi siamo, ovviamente, no? Non è che questa è una critica. Per cui, ecco, questo personalismo, questo vedere Krishna come una persona è abbastanza filtrato attraverso il cristianesimo poi per diffondersi in tutto il mondo. Non possiamo proprio dire che questo non lo so, poi non è che sono proprio filosofo, che però che il cristianesimo sia una filosofia del tipo Cintia, Acintya Beda Beda Tattva, no? Contemporaneamente uno e molti. Non saprei neanche forse dirlo. Però, insomma, io sono abituato fin da piccolino ad immaginarmi Dio come una persona. Certo, col barbone bianco, là, fermo in mezzo ai cieli, no? Non era proprio molto divertente come lo immaginavo prima, mi diverte di più come me lo immagino adesso. Però, insomma, era così, è stato così. Per cui vedo questa progressione e vedo anche nelle distorsioni che sono arrivate fino a noi, no? Di alcuni passaggi, come la nascita di Gesù e altri aspetti, insomma, che poi non sono stati storicamente, come si dice, verificati, no? In Medio Oriente, ma che sono molto simili alle storie di Krishna. Quindi, questa connessione mi fa venire in mente un Gesù che racconta di Vasudeva Krishna, che racconta, di queste imprese, no? Di Krishna nella sua terra, e che poi c'è stato tutto un mescolamento, tutto un come si può dire? Sì, il fatto reale di quel tempo è stato mescolato con la storia, no? Di Vasudeva Krishna. Poi c'era ovviamente la necessità di non dire che queste venivano dall'Oriente, cioè mi immagino, no? Immagino le politiche, le cose, ma anche la semplice ignoranza, l'incapacità di comprendere, no? Che lo stesso Gesù ha testimoniato più volte, insomma, ha detto più volte. E va bene, insomma, questa non è scienza, io non sto dicendo che queste sono cose scientifiche, sono le mie elucubrazioni mentali, che in tanti anni di studio e approfondimento ho potuto notare queste coincidenze, che poi. Il punto mio non è, sinceramente, non dovrebbe essere di nessuno di dire che allora la coscienza di Krishna o gli Hare Krishna sono meglio del Papa, no? Cioè, queste cose qua metterebbero solo in luce il nostro essere neofiti, no? Il nostro essere ancora ben lontani dall'obiettivo a cui ci vorrebbe portare Krishna con queste parole, con questi versi della Bhagavad Gita. Quindi non è assolutamente questo, ma è quello di vedere il disegno divino e quello anche di convincerci di questo Dio unico, no? Perché se è unico, è unico per tutti, non è che ce n'è uno a Oriente, uno a Occidente, uno a Nord e uno a Sud, ma Dio è Dio, no? Che poi lo chiamiamo Krishna, Allah o in qualche altro modo, Geova, quello che è, Yahweh. Cioè, cambia poco, no? L'importanza, cioè, cambia poco, nel senso che Dio ha infiniti nomi, infinite forme, ovviamente, no? Però ecco, questo disegno mi sembra molto ben tracciato, mi sembra proprio un classico disegno alla Krishna, no? Un classico progetto alla Krishna. Hare Krishna Pietro, che piacere averti qua. Anche l'Anna, Hare Krishna, Nusaya Sarala e Maddalena, Hare Krishna, benvenuti. Bene, allora, questa introduzione c'entra e non c'entra con l'11° capitolo, Hare Krishna Romina,
c'entra o non c'entra, però insomma ci tenevo a dirvi insomma di queste, ma non sono realizzazioni, sono pensieri, sono collegamenti che ho fatto nella mia vita, poi insomma voi potete fare i vostri e prendere quello che volete prendere da quello che vi ho detto. Ripeto, non c'è dietro una ricerca scientifica dettagliata. Ok, allora procediamo dal verso 32 dove inizia a parlare Krishna. Dicevamo che Arjuna era un po' esterrefatto, vedeva queste bocche di fuoco con tutti che entravano e venivano macinati e dentro le sue bocche, e Dio, Sri Krishna, dice: Dio, la persona suprema, disse: Sono il tempo, grande distruttore dei mondi, e sono qui per annientare tutti, ad eccezione di voi, entrambi gli eserciti saranno decimati. Alzati dunque, preparati a combattere e a coprirti di gloria, trionfa sui tuoi nemici e goditi un regno fiorente. Nel mio piano divino sono già tutti condannati a morte e tu, o Savya Saci, sei solo uno strumento in questa lotta. Ho già deciso la morte di Drona, Bhishma, Jayadrata, Karna e degli altri valorosi guerrieri. Uccidili dunque senza turbamento, combatti e avrai la meglio sui tuoi nemici. Savya Saci, dice Srila Prabhupada, Krishna si rivolge qui ad Arjuna chiamandolo Savya Saci, nome che designa l'arciere molto abile, il guerriero che con le sue frecce può uccidere tutti i suoi nemici sul campo di battaglia. Ok? E quindi qua com'è la storia del libero arbitrio? Perché io già lo so che voi state pensando a questo, dico bene. Se è già tutto deciso, com'è? Ma non c'era il libero arbitrio? E se è già tutto deciso, com'è questa storia? Come può essere che il piano era già stato fatto tempo fa? No? Come può essere questa cosa qui? Ne abbiamo già parlato alcune volte e anche qua dobbiamo capirci, perché il libero arbitrio c'è sempre, no? Infatti, se vi guardate la storia, lo scandire della storia della guerra del Mahabharata, che poi è riportata nel Mahabharata, vedete che ci sono state tante occasioni in cui si poteva evitare la guerra, tantissime occasioni, ma ci sono state persone, guerrieri, illuminati, che hanno fatto delle scelte. Quando noi facciamo una scelta e compiamo un'azione, ci limitiamo. Apriamo le porte a certe azioni e ci precludiamo altre. Apriamo le porte a certi risultati nel futuro e precludiamo altri risultati, no? Chiaramente le azioni in virtù aprono a conseguenze positive e le azioni in tamas e in rajas aprono alla pazzia, all'ignoranza e alla sofferenza, no? È naturale che avvenga così, quindi un'azione compiuta con qualcuno sbagliato ci porta verso la sofferenza, verso i problemi e ci limita quindi le possibilità di successo e prosperità, no? Che sono normalmente le cose che noi cerchiamo. Noi facciamo un'azione in rajas o in tamas, in passione o in ignoranza, con l'obiettivo di un risultato per noi positivo, no? Nessuno compie un'azione per un risultato negativo, nessuno vuole la parte negativa. Ok? Quindi quando noi facciamo un'azione, una furbata contro il Dharma, un peccato, un inganno, un tradimento, ok? Quando noi facciamo un'azione di questo tipo, lo facciamo per un tornaconto personale. Generalmente, cioè, 99,999.000% è per questo che lo facciamo per un tornaconto personale, solo che siamo trappola dell'illusione. L'illusione è che con queste azioni, diciamo shortcut, si dice, scusate in inglese, la strada, come si dice, la scorciatoia, no? Questa azione scorciatoia per far subito tanti soldi, per far subito tanta felicità, per avere subito grandi vantaggi, per accumulare più velocemente, ok? Quindi facciamo fuori gli altri, imbrogliamo lo Stato, imbrogliamo l'amico, imbrogliamo il nemico, no? Anche imbrogliare il nemico è adharma.
No, non si imbroglia un nemico, si combatte sul campo di battaglia, che poi può voler dire tante cose, ok? È difficile arrivare fino là, però insomma questo qui è un po' il punto. Per cui quando noi facciamo azioni, noi siamo illusi, cadiamo nell'illusione perché noi facciamo delle azioni ad arma aspettandoci risultati positivi per noi, no? So, Duryodhana, le sue azioni ad arma continuate, istigate da suo zio Shakuni, che hanno portato fino alla guerra di Kurukshetra, lui nella sua testa, pensa che facendo queste azioni sta riprendendosi un suo diritto. No? È completamente in buona fede in questo senso, ok? Lui ha il suo ragionamento, no? La sua testa, cioè questo ragionamento funziona, solo che è permeato di cose, di rajas e di tamas. E Rajas e Tamas non illuminano la conoscenza, perché tu non riesci a vedere chiaramente il risultato delle tue azioni. Ma contemporaneamente cosa succede? Tu non vedi e non riesci a vedere più in là del tuo naso, come si dice, no? Specialmente quando c'è collera, si dice che Duryodhana era proprio, si incolleriva molto facilmente. E tu non vedi di là del tuo naso, tu non vedi la conseguenza, ma intanto la conseguenza arriva. Non è che non arriva, poiché tu non l'hai vista, non arriva, no? Arriva, arriva. E nel mentre vai avanti per la tua strada, ti si chiudono sempre più porte, no? Quali porte? Specialmente le porte che tu avevi in mente che dovevano portarti la prosperità, no? Che dovevano portarti un vantaggio. Specialmente quelle si chiudono. Mi seguite? No? Quindi si chiudono, cosa vuol dire? Che non ho più la possibilità di percorrere quella strada e in un certo senso no, la mia libertà viene limitata, viene condizionata la mia libertà, no? Quello che era libero, quello che era stato puro, allo stato liberato è libertà vera con la L maiuscola, libero arbitrio vero, diventa una sottospecie di libertà, diventa un surrogato della libertà, dove noi ci sembra, no, che possiamo scegliere cose, ma in realtà siamo dentro una rete di meccanismi. Questa rete di meccanismi, Akash, l'Akash viene tradotto come etere, anche come spazio, no? Lo spazio delle varianti sarebbe in termini scientifici, astronomici o matematici, diciamo, no? Lo spazio delle possibilità. In questa cascia ci sono tutte queste tele, no? Intessute da chi? È dalle jiva, dai jivatma, dai jivabhuta. Jivabhuta è l'anima che è incarnata, no? Questi collegamenti vengono intessuti, quindi tu si costruisce una forma di un'intessitura fatta da migliaia, milioni, nel nostro caso sul pianeta Terra ormai miliardi di persone, si crea questa intessitura che non è che la puoi, se tiri da una parte si deforma dall'altra, cioè non è che tu la puoi distruggere e basta, nessuno la può distruggere. Krishna potrebbe distruggerla, no? Però quando la distrugge Krishna, tipo nella battaglia di Kurukshetra, si creano conseguenze potenti perché nella battaglia di Kurukshetra Krishna è stato attore molto attivo. Lui voleva che alla fine si arrivasse a un reset, no? Secondo lui non c'era altra possibilità se non un reset di questa situazione. Ok, per cui non dobbiamo vederla come l'ho già deciso io dall'alto dei cieli, perché Krishna non decide mai così dall'alto dei cieli, non è nella sua natura. Non è nel suo desiderio, non è nella sua modalità fare così, perché il suo è amore infinito, cioè la sua natura è amore infinito, non ce la fa a fare una cosa del genere. Lui dice, quando era sulla Terra, diceva non posso farlo, no? Ma non è neanche concepito da lui, no? Quindi non è che c'è qualcuno dall'alto dei cieli che ha scritto un piano, si è messo lì, ha scritto un romanzo e adesso noi lo facciamo. No, ma questo romanzo si crea da solo. Si crea da solo tramite i nostri desideri, le nostre azioni, la nostra volontà, no?
E questo è molto intricato. Più i desideri, più la volontà, più quello che vogliamo fare, appunto, che desideriamo, è impregnato di materia, di energia materiale, nel senso che è con le spalle rivolte a Krishna, e più, dice Krishna, ci immergiamo nelle sabbie del tempo, arrotoliamo nelle sabbie del tempo, ci irretiamo, no? Come un insetto nella terra del ragno. Più ci muoviamo, facciamo cose, più ci ingarbugliamo, ci invischiamo, no? E questo invischiamento è una limitazione della libertà, ovviamente, che invece noi avremmo in formato splendido, in formato completo, in formato totale. Ed è questo che sta dicendo Krishna ad Arjuna, cioè le azioni che sono state fatte po hanno portato alla guerra. La guerra è stata decisa non da Krishna, ma è stata decisa molto prima dalle situazioni che si sono venute a creare. Per cui adesso l'unica conseguenza è quella. In quel momento, alla battaglia di Kurukshetra, in quel momento, la possibilità che ci fosse un'altra, cioè che non ci fosse questa guerra, che non avvenisse questa distruzione di massa, è praticamente nulla. Cioè, doveva succedere un miracolo. Ma attenzione, che il miracolo non è quello che Krishna ci forza. Non è il miracolo, non è quando arriva Krishna e tira via il male, aggiunge il bene, aggiusta le cose. Un po' come quando rassettiamo la cucina dopo aver cucinato. Non è che arriva Dio e mette a posto la cucina. A parte che, insomma, non è il suo ruolo, no? Non torna neanche tanto bene. Però non è così. Non è che lui aggiusta i pezzi. Ok? Il miracolo è che le anime coinvolte cambino insieme la direzione. Quindi, quando i devoti, per esempio, si mettono tutti a pregare e collaborano, stanno insieme, pregano Krishna e si vogliono bene, creano miracoli anche nel mondo. Infatti, a Kurukshetra, prima, scusatemi, a Naimisharanya, mentre poi si è svolta il racconto dello Srimad Bhagavatam, erano 1000 anni. Cos'è? Come quando è che era? Proprio per l'avvento di Kali, era proprio anche nel periodo di Krishna, insomma. C'erano questi saggi che per 1000 anni hanno compiuto sacrifici a Naimisharani, in questa foresta, insomma, per il benessere del mondo, perché stava arrivando a Kali Yuga. E queste preghiere, queste energie servono, sono importanti. E questi sacrifici che hanno fatto li hanno fatti per donare un'esperienza migliore all'universo, alla nostra terra, cosa che poi è avvenuta, no? Perché il Kali Yuga inizia con il regno di Parikshit Maharaj, cioè tanta roba, un re illuminato, l'ultimo dei re illuminati, ok? Che ci lascerà, ci lascerà lo Srimad Bhagavatam. Inizia così il Kali Yuga, e poi arriva Chaitanya Mahaprabhu, Gesù, Chaitanya Mahaprabhu, insomma. C'è tanta energia positiva nel Kali Yuga, che invece è l'era della discordia, no? Quindi ci sono tante, comunque, opportunità. Perché? Perché questi grandi saggi hanno fatto questi sacrifici. I Pandava hanno fatto quei sacrifici, no? Con questa guerra, eccetera, eccetera, che loro assolutamente non volevano, ok? Per cui, ecco, non so se sono riuscito un po' a inquadrare la questione. Joel, solo che l'azione per un tornaconto si paga molto caro, soprattutto quando le persone pretendono di seguire un sadhana. Certo, assolutamente sì. Chiusura. Grazie della spiegazione. Ok, Joel, sì. Infatti, intanto è arrivata anche la Romina, Hare Krishna. Ok, mi sembra che dopo, se avete domande su questo argomento, visto che è abbastanza spinoso, possiamo dedicargli un po' più di tempo, insomma, no? Perché chiaramente anche per me è difficile mettere insieme tutti i pezzi, non solo perché è un argomento complesso, ma anche perché io arrivo fino a un certo punto, no? Poi è tanto un collegamento, una connessione con Krishna, che dobbiamo cercare anche singolarmente noi, no? Per capire questi aspetti. Però, insomma, il quadro generale potrebbe essere, ecco, tracciato così. Se avete domande, volete che espandiamo, fatele pure. Continua poi con Arjuna che prende. Ah no, allora,
Verso 35, Sanjaya disse: vi ricordate che Sanjaya, il consigliere di Dhritarashtra, ha ricevuto da Vyasadeva il dono di questi occhi divini per poter vedere, come in una gran televisione, cosa avviene durante la battaglia di Kurukshetra. Quindi Sanjaya disse a Dhritarashtra: ora, dopo aver ascoltato le parole del Signore Supremo, Arjuna gli offre tremando i suoi ripetuti omaggi. E con voce rotta dall'emozione e dalla paura, a mani giunte, si rivolge a lui come segue. Arjuna disse: o maestro dei sensi, Rishikesha, al suono del tuo nome il mondo intero si riempie di gioia ed è attratto da te. Gli esseri perfetti ti offrono il loro rispettoso omaggio, ma gli esseri demoniaci fuggono spaventati ed è giusto che sia così. Verso 37. O eccelso, perché non dovrebbero offrire i loro rispettosi omaggi a te, che essendo il primo creatore superi perfino Brahma? O Signore illimitato, Dio dei Deva, rifugio dell'universo, sei la fonte inesauribile, la causa di tutte le cause e trascendi la manifestazione cosmica. Qui ci sono anche molti nomi, no, di Krishna, Rishikesha, che sono importanti. Maestro di senso, lì c'è Rishikesha, poi qui abbiamo Mahatma. Ananta, Jagannivasa, rifugio dell'universo. Sì. Poi continua. Sei Dio, l'essere originario, il più anziano, la dimora finale del cosmo manifestato. Conosci tutto e sei tutto ciò che c'è da conoscere. O forma infinita, rifugio supremo, al di là degli influssi materiali. Il mondo intero è pervaso da te. Questo è quello che Arjuna sta vedendo in quel momento, no? Quindi sta offrendo queste preghiere perché lui sta avendo questa esperienza diretta di onnipervasione, no? Di Krishna, che poi sarebbe il significato del nome Vishnu, no? Che pervade e sostiene tutto. Sei l'aria, il fuoco, l'acqua e la luna. Sei Brahma, il primo essere creato, sei l'antenato e colui che detiene il controllo supremo. Ti offro dunque infinite volte i miei più rispettosi omaggi. Verso 40. Mi inchino a te da ogni lato, o potenza sconfinata, maestro di limitate energie, poiché pervadi tutto, sei tutto. Poiché pervadi tutto, sei tutto. E qui è la realizzazione pratyaksha, no? Per esperienza diretta, è il grande dono che sta facendo Krishna ad Arjuna, no? La realizzazione, cioè che poi è il risultato di questa realizzazione, è shanti, è la pace, no? L'ha detto tante volte Krishna ad Arjuna. La pace è quando tu ti rendi conto che quello che succede nel mondo succede per il volere di Krishna, perché è così che deve essere, non c'era modo migliore di andare così, anche quando noi le consideriamo problematiche. È chiaro che poi il cuore del devoto, la compassione del devoto soffre quando vede le persone soffrire, ma quella sofferenza è necessaria, è un momento necessario, come la sofferenza de quando hai un tumore e te lo tagliano via, no? Cioè è una sofferenza necessaria per guarire, ok? Quindi quella è una sofferenza necessaria. È arrivato anche Claudio e Krishna. Benvenuto. Grazie per la lezione preziosa. Gloria, gloria, Shila Prabhupada. Grazie a te, Prabhuji. Ok. Andiamo avanti. Versi 41 e 42. Ignorando le tue glorie, e qui c'è un passaggio molto importante. Ignorando le tue glorie, ti ho considerato un semplice amico e con leggerezza ti ho chiamato Krishna, Yadava, amico mio. Perdona, ti prego, tutto ciò che posso aver fatto per pazzia o per amore. Spesso ti ho mancato di rispetto, quando scherzavamo nei momenti di svago, quando riposavamo sullo stesso letto, sedevamo o mangiavamo insieme, talvolta soli, talvolta in compagnia di amici.
infallibile, ti chiedo scusa per tutte queste offese. Ecco, vedete perché a Krishna, qui proprio in questi due versi, si capisce Hare Krishna, Prabhu, Hare Krishna. Cosa è successo? Ecco qua. Boh, è successo qualcosa, speriamo che stia funzionando tutto ancora, perché ho visto, perché è arrivato a Fiorenzo e allora volevo salutarlo, ma mi sa che ho cliccato qualcosa di sbagliato. Questi due versi che abbiamo appena letto, se mai ditemi se si sente, che abbiamo letto, sono la dimostrazione definitiva, no? Che Krishna, a Krishna non piace fare Dio, no? Cioè, perché lui nel momento in cui noi abbiamo la completa realizzazione che la persona che abbiamo di fronte è Dio, la persona suprema, nasce un problema, no? Che cominciamo a dire, ah, caspita, quante offese, mangiavamo insieme, sedevamo, scherzavamo, che è esattamente quello che Krishna vuole fare, no? E sono i suoi, proprio lui, anzi, lui è il birichino number one, no? Che fa le birichinate, gli piace ridere, scherzare, ok? Quindi, vedi qua che dice spesso ti ho mancato di rispetto, ma quale mancanza di rispetto? No? Sta pensando Krishna, io mi immagino Krishna, ma che mancanza di rispetto? È che mi tocca farti vedere sta forma perché me l'hai chiesto tu, perché ho bisogno di fissare dei paletti, perché ho bisogno di convincerti che questa guerra bisogna farla, che se non la fai tu la farà qualcun altro, ma questo è il piano, le persone giuste le devono fare, solo tu puoi sopportare questa responsabilità. No, più siamo avanzati, più siamo abbandonati, più siamo nell'amore e più responsabilità abbiamo e più Krishna ci chiede. C'è un passaggio interessante che ho notato in questi nei colloqui tra Krishna Ostrega, la moglie dei Pandava, è Draupadi, tra Krishna e Draupadi, che dice, no, che se tu non sopporterai quello che c'è da sopportare adesso, perché lei dovrà perdere i figli, anche il figlioccio, no, il figlio di Subhadra, moriranno durante la battaglia, quindi lei perderà tutti i suoi affetti, tutto, no? A un certo punto vacillava perché diceva: caspita, ma perché devo stare a me? Cosa me ne importa, no? Cioè, mi viene tolto tutto. E questo è un po' il punto. Perché per come si dice, sistemare il destino, per sistemare, per quella tela che vi dicevo prima, no? Il modo per sistemarla, tirandola e appianandola e modificandola. No, per fare questo ci vuole una grande quantità di amore, ci vuole una grande quantità di sacrificio, perché poi amore è sacrificio, sacrificio è rendere sacro significa fare ciò che è giusto nel momento giusto, senza considerazioni altre. E in quel momento la cosa giusta da fare era portare avanti questa guerra, era prendersi carico. Immaginatevi, io non riesco neanche a immaginarmi una situazione del genere, perché se a me viene chiesto di fare un sacrificio così grande per salvare gente che poi, come gli scorpioni, no? No, a me viene da dire, non so se riesco a spiegarmi, a me viene da dire di solito, ma chi se ne importa, io me ne sto per i fatti miei, anche quando vedo le situazioni politiche, cioè, non me ne importa, sto nelle pieghe della situazione e vivo sereno, no? Ma questo non è quello che Krishna ha chiesto ad Arjuna, questo non è per niente, anzi, è proprio contrario di quello che Krishna ha chiesto a Draupadi, ad Arjuna, a Yudhishthira, a Sahadeva, ai Pandava, insomma, ad Arjuna, no? È contrario, a loro gli ha chiesto invece di sopportare tutte questa drammaticità. Immaginatevi essere con le vostre mani di distruggere milioni di persone, di creare una sofferenza immane, no? Quindi un bisturi gigante che deve curare un tumore enorme in questo mondo. Immaginatevi, cioè, veramente deve essere stato drammatico. Cioè, non è che per niente che Arjuna è confuso. Noi ci ridiamo un po' sopra, no? Ci scherziamo un po' su, ma quello. Immaginatevi che livello di responsabilità, anche essere sicuri, no?
essere sicuri, ma sto facendo veramente bene? Perché, cioè, una persona sana e santa, no? Anche solo quando uno rimane un po' disturbato, si chiede: ma avrò fatto bene? Forse devo chiedergli scusa, no? Infatti, in tutto gli inganni di Shakuni durante la storia del Mahabharata erano proprio tendenziosi, erano fatti proprio pensando che Yudhishthira non avrebbe mai fatto una cosa sbagliata, capite? Cioè giocava su questo, no? E così è andata, così è successo. E immaginatevi quindi le turbe, no? Le turbamenti, le ansie, ma chi me lo fa fare? Io vado in ansia quando sono un po' sopraffatto dal lavoro. E lì, quelli lì avevano di fronte una guerra mondiale, caspita. Cioè, immaginatevi, no? Che razza di tensione, di responsabilità. Quindi più c'è, più andiamo avanti nel nostro sentiero spirituale, più procediamo verso l'illuminazione, verso la connessione con Krishna, quindi la compassione, l'amore vero, quello profondo, quello della bhakti, e più aumentano le nostre responsabilità nel mondo. Verso 43, e Krishna ce lo chiede. Ah, aspetta, non vi ho detto che quando Draupadi era in dubbio, no? Quasi quasi voleva cambiare idea rispetto alla guerra, sostenere insomma questa guerra e portarla avanti, quindi Draupadi e Pandava, Krishna ha detto una cosa molto interessante. Ha detto: succederà questo, sì, tu ti godrai i figli, avrai le tue cose, starai bene in questo mondo, ma ti ingarbuglierai nelle sabbie del tempo e specialmente io perderò la mia fiducia in te. La fiducia in te, la fiducia che Krishna ha in noi. Ecco, immaginate questo, no? Questo legame di fiducia che noi abbiamo spezzato e spezziamo continuamente, io sicuramente, no? Che lui si aspetta che noi agiamo per il bene di tutti, che noi agiamo con uno spirito di compassione, che è la dinamica base di Vrindavana, del mondo spirituale. Lui si aspetta da noi questo, e quando noi tradiamo questo è un po' un rovinare la relazione con Krishna, no, un po', è rovinare la relazione con Krishna, perché anche lui è una persona. Se noi tradiamo la sua fiducia, è chiaro, lui è sempre pronto a riaccoglierci, però poi insomma ci testa, no? Vuole essere sicuro. Lui era molto sicuro di Draupadi, lui era molto sicuro di Arjuna. E comunque ci sono stati dei momenti difficili. Ne hanno parlato, hanno risolto come si risolvono i problemi in famiglia, no? Ne hanno parlato e hanno risolto. E alla fine è andata come è andata, ok? Perché Krishna sapeva che poteva fidarsi di Draupadi, sapeva che poteva fidarsi dei Pandava, no? Sapeva che poteva fidarsi in un certo senso anche di Bhishma, nonostante lo riprende molto, o di Dronacharya, nonostante anche lui venga ripreso molto, Vidura è stato ripreso. Quindi questo è un po' il punto, questa fiducia. Vedete che qui c'è l'esperienza più alta, l'insegnamento più alto che Srila Prabhupada ci ha portato attraverso queste traduzioni, queste informazioni, questi insegnamenti della Bhagavad Gita. È questo che Krishna ha portato nel mondo, e questo è il nuovo Dharma, la buona novella, che poi è quella che si è diluita ed è arrivata in modo non completo, così come lo conosciamo nei Veda, con Gesù, no? Che è andato ad apprendere questa buona novella, tornando al discorso di prima, e l'ha portata in Occidente, e l'ha portata, che è venuto a predicare qua, un po' come quando Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur ha detto a Prabhupada di venire paschatiano, di venire qua in Occidente a portare questi insegnamenti. Qualcun altro l'ha detto a Gesù quella volta, quando è andato, qualche guru gli avrà detto: adesso vai, Dio stesso, Krishna stesso, no? Perché lui insomma aveva una grande connessione, gli avrà detto: adesso vai e porta là, perché là, quel mondo là è messo male, abbiamo bisogno di purificare il mondo intero, no? E poi secondo me è anche per questo che tanti che hanno apprezzato e approfondito l'insegnamento di Gesù si trovano perfettamente in sintonia con la Bhagavad Gita, ma proprio totalmente in sintonia. Sentono che è quello il messaggio, anzi recuperano dei pezzi, alcuni come me. Io ho fatto
Ho fatto delle connessioni, quando ho letto la Bhagavad Gita ho fatto delle connessioni e ho detto, caspita, adesso capisco tutto. Capivo anche le prediche del parroco e, o la dottrina che avevo fatto, come si chiamava dottrina, come si chiama? No, sì, è comprensivo, adesso non mi viene, al patronato, no? Al patronato si faceva la dottrina, no? Quella volta si chiamava così, c'erano le varie classi, no? E ho fatto tanti collegamenti che prima, no, che prima mi mancavano. Bene, allora, intanto diamo un saluto anche a Joel. No, Joel dice del tutto ok, c'era già. Maddalena anche. Solo una fede incrollabile può dare il coraggio di certe scelte. Assolutamente sì. Assolutamente sì. E questa fede la coltiviamo, la stiamo coltivando proprio, no? Condividendo questa lettura anche della Bhagavad Gita. Verso 43. Tu sei il padre dell'intera manifestazione cosmica, di ciò che è mobile e immobile. Ne sei il sovrano glorioso e il maestro spirituale supremo. Poiché nessuno ti eguaglia, come può esserci nei tre mondi qualcuno più grande di te, o Signore, dall'incommensurabile potere? Sei la persona suprema che tutti devono adorare. Mi prosterno dunque ai tuoi piedi per offrirti il mio omaggio e implorare la tua misericordia. Come un padre toglie dall'impudenza del figlio, un amico l'impertinenza dell'amico, una moglie la familiarità del marito, per favore togliere i miei errori nei tuoi confronti. No, questo qui continua questo tipo di discorso, che a Krishna non va tanto bene, lui preferisce relazionarsi come amico con Arjuna. Dopo aver visto la tua forma universale che non avevo mai visto prima, sono felice ma anche impaurito. Ti prego dunque di concedermi la tua grazia, rivelandomi nuovamente la tua forma personale, o Signore dei Signori, rifugio dell'universo. O forma universale, Signore dalle mille braccia, desidero intensamente contemplarti nel tuo aspetto a quattro braccia, col capo coronato e nelle mani la mazza, il disco, la conchiglia e il fiore di loto. Dio, la persona suprema, disse: Caro Arjuna, con gioia ti ho mostrato, in virtù della mia potenza interna, la splendente, illimitata e primigenia forma universale che nessuno aveva mai visto prima. Ecco, questo è interessante. Qui dice che nessuno aveva mai visto prima, quando invece si era manifestato anche già a Duryodhana, per esempio, no? Però questo nessuno fa capire che nessuno l'ha vista come te, nessuno ha visto cosa stai vedendo tu. Perché anche qua, come dice Krishna in 4.11, Yei Atama Prapadyante, no? In base a come ti approcci, io mi rivelo. Okay? Quindi un puro devoto, un devoto avanzato, puro come Arjuna, vede diversa, cioè vede un'altra forma universale, non so come spiegarmi, meglio di così, no? La vede in modo diverso. Hare Krishna Eros, dice Romina, il Signore per assurdo si attiene alle nostre azioni tramite il libero arbitrio. Sì, però poi anche fornisce le conseguenze, no? La rete di cui parlavamo prima. Sì, è proprio così. Nello studio dei Veda, né il compimento di sacrifici, gli atti pii e caritatevoli e neppure le severe austerità consentono di vedere in questo mondo la forma universale che tu, eroe tra i Kuru, hai potuto vedere. Non c'è qualcosa che uno possa fare, solo io lo posso concedere. Sei rimasto sconvolto e disorientato dal mio aspetto terrificante. Di quello, vi ricordate all'inizio che vi dicevo, no? Che lui sta vedendo la parte tremens di Krishna, di Dio, no? La parte terrificante. Ma ora liberati da ogni turbamento e contempla a cuor sereno la forma che mi chiedi di mostrarti. Sanjaya disse a Dhritarashtra: Allora Krishna, Dio, la persona suprema, conforta l'impaurito Arjuna mostrandogli prima la sua forma a quattro braccia e poi la sua forma a due braccia. Qui Srila Prabhupada commenta che Krishna sa benissimo che ad Arjuna non gli importa della sua forma a quattro braccia, che è la stessa che aveva mostrato anche a Vasudeva e Devaki in prigione quando poi si è trasferito nel grembo di Devaki Krishna.
Però gliela fa, dice, gliela fa vedere lo stesso perché gliel'ha chiesto, no? Perché Arjuna gliel'ha chiesto. E quindi qui siamo tra il mistico e il personale, no? Perché si vede che Krishna passa dalla forma universale alla forma a due braccia, sempre da quella a quattro braccia. Ok? Quindi probabilmente ci sono anche dei motivi a noi meno conosciuti, insomma, di questo. Ma diciamo che nel dettaglio non è un dettaglio così importante, insomma, in quel momento Arjuna gli chiede proprio di fargli vedere quella a quattro braccia per rilassarsi un po' dopo che ha visto la forma universale, ma poi subito dopo Krishna gli mostra quella a due, che è quella più naturale, insomma, anche perché Krishna ci tiene a tornare al rasa originale, non vuole con Arjuna sviluppare un rasa Aishvarya, no? In cui lui lo considera Dio, per cui si perde tutta quella familiarità che invece genera il bello della vita, no? L'Aishvarya stufa, insomma, a un certo punto è sempre uguale a se stesso, no? Sempre tutto, anche il feedback può diventare complicato, no? Quando c'è l'Aishvarya, quindi manca il sale della vita, insomma, se c'è solo esclusivamente Aishvarya, 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 Aishvarya. Aishvarya, mamma mia, me la sono mangiata sta parola. Verso 51. Vedendo Krishna nel suo aspetto originale, Arjuna esclama: Oh Janardana, queste tue bellissime sembianze umane quietano la mia mente e io ritrovo la mia vera natura. In realtà non è solo Krishna che gli sta bene, non è solo lui che lo vuole, anche Arjuna, perché Arjuna aveva già assaporato il rasa dell'amicizia con Krishna. E quello rende indelebilmente scolpito nel suo cuore, nel suo, quello dei Pandava, quello di Kunti, quello di Draupadi, e di tutti quelli che venivano in contatto amorevole, in contatto di bhakti con Krishna Vasudeva, quello storico, ok? E anche lui vuole quello, perché quella è la realizzazione più alta della contemplazione di Dio, è la realizzazione più alta della connessione con Dio, è quello il mondo spirituale, anche se in quel momento stavano nel mondo materiale. Dio, la persona suprema, disse: Oh Arjuna, è molto difficile percepire la forma che stai contemplando. Poiché è cara a tutti, anche i Deva cercano sempre l'occasione di vederla. E qui sarebbe bello finire il capitolo, ma mi sa che non ce la facciamo, ho fatto troppe parentesi, perché qui in questo momento sembrerebbe, no, che sta parlando della forma universale. No? Dio, la persona suprema, disse: O Arjuna, è molto difficile percepire la forma che stai contemplando, poiché cara a tutti, anche i Deva cercano sempre l'occasione di vederla. E invece questo, lui sta parlando della sua forma a due braccia, perché il punto è a rovescio. Noi pensiamo di vedere i miracoli, che vedere i miracoli sia la manna dal cielo, no? Le forme, potenze, le cose, perché abbiamo la mente contaminata dal fatto che pensiamo che il bello, che essere Dio significa essere il grande potentone che comanda tutti, no? Noi pensiamo quello, ma è un'illusione, no? È una cosa che si è incricchiato il cervello, che non esiste. Infatti, si chiama Maya, si chiama illusione, come un'ombra, una corda che ci sembra un serpente che ci sembra una corda, completamente sbagliato, cioè fuori lucciole, come si dice? Lucciole per lanterne, no? Lucciole per lanterne, prendere un granchio, cioè proprio non c'entra nulla. E qui c'è una bella spiegazione, vedete qui c'è una bella spiegazione di Srila Prabhupada, sarebbe bello leggerla tutta, però non ce la facciamo, allora vi chiedo, io quasi quasi farei così, comunque riprenderei la prossima volta, anzi facciamo proprio così, perché insomma sono dei passaggi molto importanti questi qua, no? Sono gli ultimi. 1, 2, 3, 4 versi,
Vediamo. Sì, sono gli ultimi quattro versi. Questi ultimi quattro versi, se volete già prepararvi prima della prossima volta, potete già leggerveli e leggere le spiegazioni perché sono molto lunghe. E non so neanche se avremo il tempo di leggerle tutte, o magari facciamo un giovedì, insomma, che ci dedichiamo a leggere tutte queste spiegazioni di questi versi di Srila Prabhupada, spiegazioni di Srila Prabhupada di questi versi, perché è un passaggio importantissimo, no? Per il fattore personalismo personale e impersonale. E Krishna sta parlando direttamente in quel momento, sta dicendo di questa sua forma, di quanto sia importante, di quanto tutti vorrebbero vederla, ma non è facile vederla, perché perfino lì, in quel momento storico, quando lui ha manifestato la sua forma, c'era chi non è che tutti la capivano, non è che tutti lo vedevano. Quindi non è facile vedere questa forma, ok? E sta parlando della forma a due braccia. Bene, se non ci sono punti, anche se è qualche minuto prima, non voglio andare avanti perché ci tengo proprio a chiudere questa sezione, perché poi andiamo al 12° capitolo, che anche lì subito. Infatti è molto collegato, no? Subito Krishna dice quanto la via impersonale del non manifestato sia complicata al terzo verso, secondo terzo verso, 12° capitolo, lo dice subito, e questo è molto collegato a questi ultimi versi, quindi è bene se lo facciamo collegati, cioè se li leggiamo insieme, insomma. Che non so neanche se ci arriviamo, perché insomma qui c'è molto da leggere, da studiare in questi ultimi quattro versi dell'undicesimo capitolo. Io vi ringrazio per essere stati così numerosi anche stasera, e ci vediamo giovedì prossimo, come al solito, con l'appuntamento della Bhagavad Gita. Hare Krishna, buona serata, Hare Krishna.